Eccoci qua, ci dice StreamYard che siamo live, noi come sempre controlliamo, io come sempre controllo sul gruppo che la diretta sia partita mentre aspettiamo che qualcuno ci raggiunga, siamo stati abbastanza puntuali, vediamo un po', eccolo qua. Allora, è partito e come al solito vedrò sul cellulare anche i commenti. Allora, finalmente ringrazio Roberto Costantini di essere tornato con noi dopo una diretta rocambolesca, diciamo che eravamo, mi pare, appena usciti dal lockdown con anche le pulci prendono la tosse, che insomma è stata una cosa, un'esperienza molto bella, tra l'altro anche ha regalato, diciamo, i fondi allo Spallanzani per la ricerca. Allora Roberto, bentornato, grazie come sempre per la tua partecipazione. Grazie, allora, grazie, mi fa sempre molto piacere. Ormai è una conoscenza che va avanti da vari anni. Speriamo di rinnovarla anche in presenza. Sì, sì, quello sicuramente. Sai che sono pronta a organizzare qualcosa con te da queste parti, quindi incrociamo le dita, speriamo di poterlo fare presto. Certo. Allora, noi precisamente oggi andiamo a presentare questo qui. Ok, quindi Una donna in guerra, edizioni Longanesi, che però è il seguito in realtà di questo qui. Io ce li ho tutti e due, così vi faccio vedere tutti e due, così capiamo anche un po' di che cosa stiamo parlando. Questa è una nuova serie di Roberto Costantini, possiamo chiamarla proprio una nuova serie, perché abbiamo chiuso un po'. Quanti erano? 6, 8, quanti erano quelli di Mike Balistreri? 6, ecco. Quindi cioè, abbiamo chiuso quella parte e Roberto ci ha regalato un nuovo personaggio, stavolta tutta femminile, insomma, una donna anche molto particolare. Però la mia prima domanda, insieme a se vuoi anche te ne faccio due insieme, cioè sapere come è nato il personaggio di Abba Abate e quindi raccontarci un po' la sua genesi e anche poi sapere chi è precisamente Abba. Allora, sono due domande, rispondiamo separatamente. Prima e poi a chi è. Io avevo in mente, dopo il periodo di Michele Balistreri, di cimentarmi in un personaggio femminile. E il motivo per cui ovviamente di cimentarmi in un personaggio femminile è perché sono circondato per lavoro, perché io, forse non lo sapete, insomma, comunque io non faccio lo scrittore, nel senso che faccio altre cose nella vita come imprenditore, come dirigente d'azienda, all'università, e sono circondato da donne che lavorano. Fortunatamente oggi la normalità è che le donne lavorano, cosa che non era normale 30, 50 anni fa, 100 anni fa, assolutamente. La donna che lavorava era l'eccezione, mentre oggi la donna che non lavora è l'eccezione. Quindi, essendo circondato sul lavoro da tantissime donne, ho pensato che volevo raccontare una serie in cui una donna fosse protagonista di questa serie e che avesse le caratteristiche di una donna normale di oggi, cioè una donna che lavora e che ha degli affetti. Poi gli affetti, nel caso specifico del mio personaggio, sono un marito e due figli adolescenti, ma ogni cosa può essere un affetto, un fidanzato, una madre, una sorella, cioè la vita affettiva della persona. E non volevo che fosse un commissario di polizia, perché l'altro personaggio mio è un commissario di polizia, e poi perché volevo cogliere l'occasione per raccontare un mondo abbastanza inesplorato dal noir italiano, che è quello dell'intelligence, però volevo raccontarlo in modo realistico, cosa che magari possiamo affrontare poi in una domanda successiva. E quindi questa era l'idea. Dopodiché il personaggio specifico di Abba, un pochettino lo accennavo prima, è quello di una donna che, nonostante tutte le apparenze, nel senso del fatto che lei lavori per l'intelligence, però in realtà il titolo del primo libro, Una donna normale, secondo me è calzante, perché in realtà Abba Abate non fa un lavoro, non ha fatto per 20 anni un lavoro diverso da quello che fa una libraia, una cassiera di supermercato, un avvocato, nel senso che lei ha lavorato dietro un computer per 20 anni, certo analizzando informazioni riservate, però analizzando informazioni, insomma, non sparando colpi di pistola o saltando da un treno
o prendendo a cazzotti qualcuno, perché tra l'altro non è capace di farlo, essendo una donna normale. Cioè, penso che tu, Livia, che sei una donna normale, non sai probabilmente sparare, non sai prendere a cazzotti nessuno, non sai saltare da un treno in corsa, no? Quindi, sotto questo aspetto, una donna normale. Ovviamente, lavorando per l'intelligence, il suo lavoro è leggermente più complicato, ma in partenza è più complicato dal fatto che è riservato, nel senso che effettivamente nella realtà chi lavora per l'intelligence in ruoli operativi, non in tutti i ruoli, ma quelli operativi, è tenuto per contratto a non farlo sapere ai suoi familiari, insomma, questa, quindi dovrebbe avere una vita in cui dichiara di andare a lavorare come ABBA in un ministero, mentre in realtà si occupa di altre cose, a giustificare le sue trasferte come trasferte per controllare la contabilità di una sede periferica, invece sono trasferte di altre cose. Poi c'è la drammatizzazione della fiction, che, di cui avevo bisogno, perché se racconti una cosa completamente normale i lettori e le lettrici si annoiano, e quindi nella drammatizzazione della fiction questa vita normale pian piano diventa più complicata. Cioè in questi due libri questa vita normale gradualmente, dopo 20 anni di vita tranquilla col marito e col lavoro, diventa più complicata, e qui magari entriamo in campi di cui potremmo dire qualcosa, ma non troppo, per non, insomma, non restare... No. La lettura chi vuole leggere. Quindi ABBA è una donna, secondo me, assolutamente come tante, non è Lisbeth Salander, non è la versione femminile di James Bond, non è Mata Hari, è una donna che ha un mestiere complicato, ma io conosco migliaia di donne che hanno mestieri complicati. Tutto quello che fate è complicato, prima di tutto perché può essere complicato in sé, no? Come te adesso stai cercando di organizzare tutti questi eventi durante la pandemia, è un lavoro complicato. E poi è complicato dallo status di donna, che è quello per cui una donna, per essere alla pari degli uomini, deve essere capace di fare molto meglio degli uomini. Cioè voi per essere alla pari dovete essere migliori, perché se non siete migliori non siete neanche alla pari. No, ma questo è il mondo, cioè io, insomma, ho una certa età e ho lavorato in tutti i tipi di aziende in Italia e all'estero, questa è la realtà. Poi un giorno cambierà questa cosa, ma al momento è così. Quindi questo è sia come è nato sia il personaggio. Sì, che è un personaggio comunque costruito anche molto, molto bene, perché riesce anche a smuovere, almeno insomma nella mia lettura, io l'ho odiata nel primo libro, perché certe volte ci sarebbe da prenderla per le spalle e scuoterla, perché effettivamente, certo, è un personaggio che in realtà tenta di tenere tutto sotto controllo, che in parte gli è dato anche dal suo lavoro, perché è un lavoro effettivamente complicato, non è proprio normale, forse visto da chi ha un lavoro un po' meno, diciamo un po' più banale, il suo non è proprio un lavoro normalissimo, perché corre pericoli comunque abbastanza di continuo nei suoi viaggi su e giù, non è proprio tranquillissima, ecco. Però è una persona che ovviamente deve fare, deve far sposare dentro di sé due persone, cioè la ABBA normale e la ABBA col nome in codice, quindi in realtà è ricca di fascino, proprio perché non è uguale a tanti altri personaggi. Ma io penso che poi per noi lettori, per noi intendo anche io, perché io leggo gli uomini degli altri, come tutti i miei, per noi lettori, per noi spettatori delle serie, quello che alla fine conta è uno legge un libro, la trama, la cosa interessante, qui ci sono i servizi segreti, il mondo internazionale, però poi alla fine se il libro non ti emoziona resta poco. Sì, sì, hai letto una cosa magari interessante, però noi cerchiamo le emozioni. Io credo che ABBA sia emozionante perché hai ragione te, cioè viene messa in una situazione di pericolo, però se ci pensi, ripeto, senza rivelare troppo ai lettori, però è una situazione di pericolo sia nel primo libro che per buona parte del secondo, che non è esattamente il pericolo che lei muoia, no? Cioè non è l'agente segreto che sta per essere ammazzato, è il pericolo che lei perda il suo equilibrio mentale e quindi la sua vita di donna normale nell'altra parte della vita. Lei è una madre che la sera torna a casa e cucina per i figli e cena seduta a tavola con questi due adolescenti che parlano dei loro problemi di scuola, del fidanzato, della fidanzata, degli amici, del calcio, di questo. Cioè quindi le cose che tutti conosciamo, no? E però nel contempo deve fare altre cose che non sono tanto pericolose come sarebbe in un libro di James Bond, non sono pericolose per la morte dell'agente segreto, quasi mai ABBA in pericolo di vita in queste cose, sono pericolose per l'equilibrio mentale, perché nel momento in cui lei durante la giornata di lavoro
si trova costretta a scegliere se far torturare o meno un prigioniero per avere delle informazioni utili alla salvaguardia della vita degli italiani, questa cosa emotivamente fa correre il rischio di non essere più la stessa donna quando torna la sera a tavola con i suoi figli, perché se tu nel pomeriggio fai strappare le unghie dei piedi a qualcuno, poi è difficile la sera sederti a tavola con i tuoi ragazzi come se la giornata fosse stata passata tranquillamente. E non è che hai corso te un rischio fisico, è la tua testa, il tuo cuore. Ecco, io penso che questo sia l'aspetto più, anche da quello che mi scrivono le lettrici, l'aspetto che emotivamente tocca il cuore legge, perché se ti cali nella situazione non è impossibile, perché ripeto, questa non è James Bond o Lisbeth Salander, cioè non è una donna che voi non potete essere, è una donna che si trova in una situazione complicata, poi complicata anche dal fatto che lei ha una guerra in ufficio per proteggere gli italiani, che pian piano si sposta sul campo dall'altra parte del Mediterraneo, in Libia, che sono posti pericolosi, dove ripeto, però è più il pericolo di ciò che lei deve fare che non il pericolo di ciò che potrebbe subire. E nel contempo, lo possiamo dire perché tanto avviene nelle prime pagine del libro, ha una guerra a casa, perché anche qui voi provate a immedesimarvi, spero che non vi capiti mai, ma che se il vostro marito, fidanzato o uomo della vostra vita dovreste scoprire che vi tradisce con la vostra migliore amica, è chiaro che la cosa, insomma, penso che nessuna di voi passerebbe la cosa come una cosa tranquilla e normale, no? E quindi queste due cose insieme complicano molto la stabilità emotiva di qualunque persona, non di Abba, anche la vostra, e quindi penso che per i lettori e le lettrici ci sia questo aspetto di immedesimazione del personaggio che è interessante. È molto facile immedesimarsi, tra l'altro, proprio perché hai realizzato come sempre dei personaggi in cui ci si cala con molta semplicità. Torno però a una cosa che giustamente hai detto prima, cioè poi ne parliamo. Allora, una donna in guerra logicamente è proprio la diretta conseguenza del primo libro, no? Io non credo che si possa leggere il secondo, non è un giallo col mistero da risolvere fine a se stesso, è letteralmente legato al primo, è proprio il suo seguito naturale, e quindi tornerei anche a una donna normale, perché spiegheremmo, ci sono da spiegare la genesi di altre cose, ovvero di quanto c'è di vero, di reale all'interno del romanzo, soprattutto quando si parla dei little boy e di quello che è forse un commercio e un via vai tra la zona, diciamo, di la Libia, Tripoli, Tunisi, eccetera, fino alle nostre coste e oltre. Quindi spiegare il personaggio, perché non è solo lei, qui c'è Little Boy che è l'antagonista. No, certo, no. Diciamo che poi Little Boy è il nome in codice che nell'intelligence internazionale viene data ai terroristi più pericolosi, che sono quelli disposti a farsi esplodere, che grazie al cielo sono una minoranza di una minoranza di una minoranza di una minoranza. Tante persone matte al punto da farsi esplodere non ci sono, però esistono, sono quelli più pericolosi, perché non c'è niente di più pericoloso di uno che è disposto a morire pur di ammazzarne tanti altri, quindi chiaramente quello è molto pericoloso. E diciamo che, lo dicevo all'inizio, no? Scrivere su un commissario di polizia, come io ho fatto per anni con Vari Strebi, ha un grado di complicazione che tra 0 e 10 può essere pari a 5, no? Nel senso che ti devi documentare un pochettino, però voglio dire, pensa a te, Livia, se tu domani decidessi di scrivere un libro su un commissario o una commissaria di polizia, sì, ti documenteresti un po', ma non è una cosa impossibile, perché ci sono i libri, gli altri, le fiction, le cose. Scrivere sull'intelligence è una questione un po' diversa, perché lì la questione è molto semplice: o ti documenti o scrivi delle totali stupidaggini che non hanno... Sì. Sul senso proprio, cioè io ogni tanto spesso ne leggo perché purtroppo, ma non, cioè, se io mi fossi messo a scrivere dell'intelligence partendo da ciò che sapevo, avrei scritto delle idiozie totali, nel senso che uno scrive sulla base di pregiudizi, di sentito dire, i servizi deviati, cioè è tutta una serie di cose che sono più la caricatura della realtà che non la realtà, no? Io invece volevo fare un'operazione che fosse quella di portare i lettori dentro il mondo reale dell'intelligence. E quindi ho chiesto ufficialmente, attraverso i canali ufficiali delle relazioni esterne all'intelligence, di poter dialogare con loro, avere una serie di scenari, di informazioni, di cose non riservate ma molto plausibili su come si opera in certi campi,
Per cui il libro mi porta effettivamente all'interno del mondo dell'intelligence. Il mondo dell'intelligence non è certamente quello di James Bond, il mondo dell'intelligence di James Bond è un mondo di supereroi che non esistono nella realtà. Il mondo dell'intelligence è molto più simile a quello di Le Carré, ecco, diciamo, quello di John Le Carré è il mondo dell'intelligence non italiana, più di un periodo della Guerra Fredda che non attuale, però diciamo, ecco, la mia ambizione era attraverso l'aiuto di chi mi ha aiutato di portarvi effettivamente attraverso questi due libri nel mondo dell'intelligence, che è un mondo molto importante per noi, perché noi dobbiamo anche riflettere un pochettino su alcune cose, no? Vi faccio un esempio, sempre toccando ferro, ma se noi fino adesso non abbiamo mai avuto, siamo l'unico paese occidentale che non ha avuto un attentato islamico grave nel nostro paese, voi potete essere, se volete, delle persone ottimiste e dire che è stato un colpo di fortuna, ma io vi assicuro che non è questione di fortuna, queste cose qui non sono mai questione di fortuna, cioè, saremmo degli incoscienti a pensare che sia questione di fortuna. È il merito di un lavoro ben fatto, di tante componenti, tra cui c'è anche l'intelligence, non solo l'intelligence, c'è anche insomma, la diplomazia estera italiana, le grandi aziende italiane, il modo in cui operano in certi paesi, che magari è più equilibrato come operano altre realtà nazionali di altri paesi, però è il frutto di un lavoro, primo. E seconda cosa, c'è un'altra questione che differisce che è tra commissario di polizia e, diciamo, agente segreto, o per chiamarlo con il nome di oggi, funzionario dell'intelligence. Agente segreto, insomma, come no. Non c'è l'agente segreto, c'è il funzionario dell'intelligence. Quello che differisce è che mentre il successo del commissario di polizia, del commissario Balistrelli, del commissario Montalbano, di qualunque commissario, nella realtà, non solo nella fiction, è evidente, nel senso è celebrabile al telegiornale della sera con una conferenza stampa in cui il commissario Balistrelli ha arrestato l'assassino insieme al questore, insomma, ne parlano e dicono come è stata fatta l'indagine, quindi tutto è noto, è celebrabile, il successo si conclude con l'arresto dell'assassino ed è celebrabile pubblicamente. Il successo del funzionario dell'intelligence è esattamente l'opposto, sta nel fatto che voi accendete il telegiornale la sera e non c'è nessuna notizia che vi turba. E quindi è un successo invisibile, cioè è il fatto che voi non sappiate che qualcuno si stava per far saltare per aria il Campidoglio, perché se fosse mai accaduta una cosa del genere voi comunque non la sapreste, se fosse stato sventato, non lo sapreste perché per motivi di sicurezza non si può far sapere, perché altrimenti poi da lì terroristi risalirebbero a chi li ha traditi, eccetera, eccetera. No? Quindi è molto interessante un successo che non può mai essere celebrato, no? Un successo che diventa celebre solo quando diventa tragedia, come il caso del povero Calipari ammazzato mentre cercava di portare in Italia la sgrena, no? Perché lì diventa celebre perché è stato ammazzato Calipari, ma se non fosse stato ammazzato avremmo saputo che la sgrena è stata liberata, ma molto altro non ci sarebbe stato detto, cioè non avremmo saputo quasi niente, forse non avremmo mai sentito il nome di Calipari, capito? Perché le cose devono essere fatte in un certo modo, quindi siamo in un campo diverso. E siamo in un campo diverso in cui conta molto essere reali, cioè appunto, ripeto, cioè, mentre nei commissari di polizia io stesso mi concedo con Michele Balistrelli dei voli pindarici da supereroe, nel senso che Balistrelli fa delle cose che un vero commissario di polizia non può fare, nel senso che se un vero commissario di polizia facesse quello che fa Michele Balistrelli l'avrebbero radiato per sempre dalla polizia o messo in galera, quindi, però nei libri noi giallisti possiamo concederci queste cose sui commissari di polizia. I funzionari dell'intelligence diventa ridicolo, capito? Cioè, se tu cominci a fare il funzionario dell'intelligence alla James Bond che ama, piglia, tira fuori la pistola, non è vero, cioè non ha nulla del genere, non c'è niente di questo genere, non è così. Quindi io credo di essere riuscito, con l'aiuto ovviamente di chi le cose le conosce veramente, a portarvi dentro un mondo reale, che è un mondo che protegge l'Italia ogni giorno, e la protegge molto bene, perché poi noi siamo sempre pronti a parlare male di noi stessi, in realtà i nostri servizi di intelligence sono riconosciuti internazionalmente come uno dei migliori servizi di intelligence del mondo, e quindi come tali, insomma, cioè, voi, voglio dire, voi immaginate cosa sarebbe successo in Italia se avessimo, se quattro aeroplani si fossero precipitati a farsi esplodere, uno sulla cupola di San Pietro, uno sul Quirinale, uno sul Palazzo Chigi, e se questi quattro attentatori si fossero allenati in Italia a volare per 2 anni e nessuno l'avesse segnalato, cosa avremmo detto dei nostri servizi? Quindi
quindi non avevano funzionato, avremmo almeno, almeno abbiamo detto questo, poi abbiamo cominciato con la solita solfa, deviati, tutti quelli, qualcuno, il complottismo, le cose. Quindi insomma, non è, credo che sia una cosa che è bene che noi italiani, non per orgoglio nazionalistico, ogni tanto riconosciamo che ci sono delle parti dell'Italia che funzionano, mica solo queste, ce ne sono anche tante altre che funzionano. Poi per carità, esistono sicuramente i problemi e le cose che non funzionano. Adesso ti faccio una domanda tecnica, però perché è una curiosità stupida, però me la volevo levare. Allora, lei ha un padre, ha avuto un padre pesante, pesante, giusto. Pesante. Un generale dell'Arma dei Carabinieri. Le domande sono praticamente dell'intelligence, e questa è tecnica che la chiedo io, ripeto, una mia curiosità. L'intelligence deriva dai carabinieri, deriva anche dalla polizia, ci sono anche i poliziotti, o lei, per esempio, è una civile che poi diventa, certo, non è un militare di nascita. Certo, no, è una domanda intelligente, questo fa parte proprio dell'imparare a conoscere cosa significa. Allora, dovete sapere, l'intelligence, i servizi segreti, ma non solo in Italia, quelli che erano chiamati servizi segreti, oggi si chiamano intelligence, sono nati quasi tutti come servizi di supporto durante le guerre, quindi erano servizi segreti essenzialmente militari, militari per aiutare durante la guerra soprattutto, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, e in quanto tali di provenienza esclusivamente militare per tantissimi anni, nel senso che dentro questi apparati, le persone venivano fondamentalmente dalle tre armi militari, cioè dall'esercito, dalla marina e dall'aviazione, fondamentalmente esercito, marina e aviazione. Poi, man mano che la cosa si è spostata da servizi segreti di guerra a servizi segreti di pace, dove però durante la pace c'è anche la guerra, pensiamo, l'Italia è un paese molto allenata alla guerra durante la pace, perché noi abbiamo la mafia, la camorra, la malavita, e abbiamo avuto le Brigate Rosse, quindi i nostri servizi si sono dovuti occupare di queste cose, che non era esattamente una guerra come la guerra mondiale, però era comunque una guerra, e quindi pian piano sono entrati anche dalle parti, altre parti non strettamente connesse all'esercito, alla marina, all'aviazione, come per esempio i carabinieri, quindi nel reclutamento. E poi si è andati ancora avanti nel tempo, cioè oggi una parte della protezione che l'intelligence fa non è legata solo a quelle cose fisiche di cui noi siamo preoccupati, tipo il terrorismo, che per carità è importante, ma è legata alla protezione in generale degli italiani, e questa per esempio passa attraverso una cosa a cui noi non pensiamo mai, ma neanche io lo sapevo, per questo bisogna imparare e documentarsi, passa per esempio attraverso la protezione delle aziende italiane. Esiste oggi nel mondo dei posti che sono specializzati nella cyber, negli attacchi cyber, che cercano ogni giorno ci sono decine e decine di attacchi cyber contro le aziende italiane per rubare il know-how di come si fabbrica un elicottero, di come si fabbrica una turbina, di come si fabbricano le cose che gli italiani sanno fabbricare molto bene, e l'intelligence protegge anche da quel know-how, da questi furti, dai furti del know-how, protegge dall'acquisizione in borsa delle nostre aziende a prezzi troppo bassi quando ci sono delle crisi tipo il Covid, perché queste sono cose che altrimenti ci farebbero perdere nel tempo 50.000 posti di lavoro, 100.000 posti di lavoro, 1 milione di posti di lavoro. Quindi, e allora per queste cose sono entrati anche i civili. Perché è chiaro che in questo campo i laureati in statistica, informatica, fisica servono. Quindi, quindi pian piano sono entrate anche le parti né militari né carabinieri, proprio una laureata in statistica come ABA, che è assolutamente realistica come personaggio, nel senso che oggi nell'intelligence ci sono c'è una parte di civili importanti che prima non c'era. Ci sono dei bandi ogni tanto per assumere dei neolaureati in certe discipline, perché serve la provenienza dalle università per acquisire certi know-how che servono all'intelligence di oggi, perché l'intelligence è la protezione degli interessi di un paese, no? E quindi questa protezione passa nella modernità anche attraverso cose che all'inizio erano solo militari, mentre oggi c'è l'informatica, la finanza, tutti questi aspetti. Non so se mi sono spiegato, Olivia. Sì, molto molto bene, e tra l'altro vedi, uno da lettore, no? Quindi da lettrice, prende un romanzo, lo legge, gli piace o non gli piace, non è questo il punto,
E però dietro c'è un cioè nei tuoi c'è sempre un mondo enorme, perché comunque anche con Mike Balistreri non ci possiamo dimenticare che nei primi tre, soprattutto, dove è la vera storia di Mike, tu racconti una realtà che tra l'altro forse hai anche vissuto, no? Gli italiani, la cacciata degli Certo. italiani dall'arrivo di Gheddafi e tutta una serie di cose che possono sembrare romanzate, ma se uno va a vedere impara tante cose. E ti dico che ho imparato tante cose con i primi tre, soprattutto col secondo, che ho amato particolarmente. E ti dico che anche con questi mi hai, soprattutto col primo, che è quello in cui appunto, poi ascoltandoti come adesso si imparano ulteriormente le cose, uno viene comunque a sapere, anche se devi essere protetto nella bolla, però secondo me la coscienza di alcune cose come funzionano è necessaria. Non è, ci si ritrova a leggere un romanzo che non è una cosa qualunque, ma è un buon libro universitario, nel senso che se si va al di là della storia del personaggio, di Abba, di quello che fa, di quello che pensa, quindi tutta la parte psicologica, in realtà qui c'è un peso specifico assolutamente maggiore che si vede poi quando si parla con te. Capito? Io questa Grazie cosa per sto questo motivo. imparando dai tuoi libri, sto imparando tante cose, anche sto imparando ogni volta che vengo anche ad ascoltarti, perché insomma il primo lo hai presentato ai Granai e io c'ero, quindi già lì mi sono, tra l'altro mi sono proprio, l'ho letto con una visione differente perché l'ho letto dopo e l'ho letto con già le tue spiegazioni. Tu hai la capacità di realizzare dei romanzi che non sono dei romanzi qualunque, questo te lo volevo dire da un sacco di tempo No, perché. Lidia, ti ringrazio, devo dire che questa è la mia ambizione, però non è che questa è necessariamente una cosa positiva o negativa. Io ho il massimo rispetto di chi scrive cose che non hanno assolutamente questo tipo di ambizione, magari hanno la gradevolezza della commedia, del farsi quattro risate e non impari niente, ma ti fai quattro risate. Magari in questo momento, per esempio, dell'esistenza, certi libri che sono più sulla commedia sono anche insomma, adatti a sollevarci un po' lo spirito. Io ovviamente ogni scrittore ha la sua ambizione di scrivere nel modo che gli è più congeniale, ciò che gli piace di più. La mia è sempre stata quella, forse perché insegno all'università, forse perché sono ingegnere, di raccontare ai lettori delle storie che siano belle come storie, che siano emozionate, che però facciano anche un po' riflettere, ecco, diciamo. Ma sai, del resto io lo raccontai la prima volta, l'invenzione di Michele Balistreri nasce da un'idea assurda mia, che era io volevo scrivere la storia d'Italia rivista da un punto di vista completamente diverso. Mi sono detto, se io scrivo un saggio su una cosa del suo genere non se lo compra nessuno, perché chi sono io? Cioè neanche Umberto Eco riusciva a vendere molte copie dei saggi, no? Umberto Eco per vendere molte copie ha dovuto scrivere un giallo alla fine. No? E quindi ho detto... Ho detto, sai che c'è? Mi invento un personaggio come Michele Balistreri, che è un commissario di polizia nato fascista, che non esiste nel mondo oggi, no, nel panorama letterario italiano, no? Perché già è una cosa che vede il mondo in un modo completamente diverso, che non è detto che il suo modo di vederlo sia giusto o sbagliato, però è molto diverso da quello ufficiale. E attraverso questo realizzo quella cosa lì, però scrivendo dei bei gialli, dico così la gente si ricompra perché sono dei bei gialli, però nel frattempo si legge anche qualcosa di interessante. Però questo è Abba Abate la stessa cosa, no? Quindi io cerco sempre nei miei libri di dare questa parte, però ripeto, non è una formula unica, non è un titolo di merito, non è, guarda, lo dico scherzando, ma è la verità, non è neanche una cosa che gli editori gradiscono molto, perché questo metodo restringe il target dei lettori, non lo amplia, cioè se tu vuoi ampliare, vuoi massimizzare il numero di copie, non devi scrivere così, devi semplificare, cioè queste cose, vedi, l'hai detto te stesso, no? Te stessa devi essere in una bolla in cui queste cose ti interessano, ma quella bolla non è che sia enorme in Italia, insomma, è abbastanza limitata, quindi anche gli editori non sono sempre contenti che io metta tutte queste cose qua, preferirebbero magari quattro risate in più e quattro cose informative in meno, però poi ognuno scrive, insomma, io scrivo quello che mi sembra di voler scrivere e che mi è congeniale, tutto qua. Questo è giustissimo perché insomma, lo scrittore sei tu, quindi è ovvio. Esatto.
Da una parte dispiace però sapere che dobbiamo stare magari nella bolla protettiva, tra virgolette, anche per l'editore che per carità vuole vendere prima di tutto. Però io porterei invece in alto romanzi del genere. Ti dico per esempio una cosa, sempre parlando di Longanesi, quindi un tuo giovane nuovo collega che è Tommaso Scotti con L'ombrello dell'imperatore. Che è una novità anche la sua, perché vivendo il Giappone ci ha portato un po' alla ribalta con un giallo, con la parte gialla forse molto più delicata, però se vai a leggere fra le righe ci sono un sacco di curiosità che ti puoi togliere di un mondo che forse abbiamo sempre visto, forse con gli occhi a cuoricino. Ed è invece, io penso che sotto sotto, per quanto dato il momento abbiamo bisogno, insomma, come dicevi tu, della commedia, e invece ci vogliono anche libri di questo tipo. Forse stiamo anche uscendo mentalmente comunque dalla pandemia, per cui riprendiamo a leggere anche cose un po' più sostanziose. Perché forse hai ragione tu, un anno fa non l'avrei letto, avrei avuto No, vabbè, qualche ma io volevo dubbio. semplicemente dire che ti ringrazio di questa presentazione, ma insomma, ogni genere di testo riflette quello che l'autore è e vuole esprimere. Quindi, e poi il pubblico, per fortuna, no? Il pubblico ha la libertà di scegliere. Anche io la sera, quando mi metto davanti alla televisione, se sono di un certo umore preferisco una commedia, se sono di un altro umore mi guardo una cosa di un altro tipo, no? Quindi questo è bello poter scegliere tra le tante cose. Assolutamente sì. Senti, è anche non è ricco di personaggi nel senso che non è assolutamente corale, perché in realtà sono pochi e sono sempre quelli e molto ben definiti, però sono anche ricchi di fascino. Io in realtà ne nominerei due e vorrei sapere qualcosa di più di questi due personaggi. Uno è la Maria Giovanna Cordero e l'altro, visto che è un contrapposto, è il Johnny Jasir. Sono forse i due più affascinanti perché sono quelli che mettono Abba, la portano più su un binario o su un altro, lei perché è il suo capo e lui perché, diciamo, dall'altra parte, dall'altro lato anche del mare, è quello che forse la mette, come dire, non dico in crisi, però No, ma in è crisi la quello su mette più in cui lei difficoltà. deve Certo, ragionare molto di più. perché è quello più distante dalla sua natura. Ma dunque, Maria Giovanna Maria Giovanna Cordero, che per Cordero, i libri è che il direttore di uno dei per i due rami dell'intera italiana, è un personaggio che è più un auspicio, che questa è la parte più di fiction del mio libro, perché in realtà l'intelligence italiana non ha mai avuto un direttore donna. Mentre ha funzionari intermedi donna come Abba, però un direttore donna non l'ha mai avuto, quindi il mio è più un personaggio creato per provocazione, auspicio, ed è un personaggio relativo al sacrificio che le donne devono fare. Ti ricordi quello che ho detto all'inizio? Le donne per arrivare in cima devono essere molto, molto migliori degli uomini. Cioè, per arrivare a fare il direttore dei servizi, un giorno una donna ci riuscirà, ma dovrà essere molto, molto più brava di tutti gli uomini che lavorano nei servizi. E Maria Giovanna Cordero lo è, perché Maria Giovanna Cordero è una donna che, personaggio costruito volutamente per essere una donna che ha sacrificato altre possibilità della sua vita importanti. Era una tuffatrice olimpica, era una modella, ha sacrificato tante, tante cose per vivere un'altra vita che non è detto che sia una vita piacevole, una vita piena di tante cose complicate, di tante, tante cose di questo genere. E quindi diciamo, e poi è la madre che Abba non ha. Dovete scusarmi un attimo, ma sento suonare. Bye. Ecco, no, hanno fatto. È la madre che Abba non ha, perché comunque Abba non ha la madre, in quanto sua madre è nata nel momento stesso in cui l'ha partorita, e quindi questo capo donna è in qualche modo in parte quello che lei non ha avuto come madre. Poi più di tanto non diciamo, perché ci sono una serie di sviluppi molto emotivi in questa storia. Sì. Johnny Jazir, beh, dico due parole senza rivelare troppo, giusto per chi vuole leggersi i libri. Beh, Johnny Jazir è il Michele Balistrieri di questi libri, chiaramente, nel senso che poi Johnny Jazir è l'uomo macio che Abba non ama, perché non è il modello che gli va bene, ma è un uomo macio al modo islamico, perché
teoricamente è un alleato di ABBA, nel senso che è il contatto locale dei servizi segreti italiani in Libia che la deve aiutare a scovare questi terroristi, però da livello personale è quanto di più lontano sia possibile dalla mentalità di una donna italiana normale, nel senso che questo qui ha quattro mogli che hanno un'età media di 18 anni, perché la più piccola ne ha 16, la più grande ne ha 22-23, le fa girare col burka anche in casa, le tratta, le comanda con a bacchetta sostanzialmente. Quindi è chiaro che quando ABBA si trova davanti a questa famiglia gestita in questo modo, ha un moto di ripulsa, di disprezzo, cioè ha la reazione che può avere una donna italiana a vedere un uomo che gestisce le mogli, insomma, che tanto ne ha quattro e che le gestisce in questo modo. E poi però pian piano, questa è la parte emotiva, più, secondo me, una delle parti più interessanti di questo libro, tra questi due personaggi si sviluppa un modello di comprensione, cioè di graduale, perché poi sono costretti a lavorare insieme, pur apparentemente detestandosi sotto certi aspetti, però la comprensione del mondo dell'altro, che io credo sia uno dei temi importanti nella nostra realtà, tra il nostro mondo e quello islamico, man mano si sviluppa. Io poi lascio ai lettori sempre la possibilità di giudicare loro, cioè di non do mai una risposta a questo è meglio e questo è peggio, però sostanzialmente poi Johnny Jazir il problema che pone ad ABBA è quello di dire vabbè, ma sono meglio io o voi, cioè meglio è peggio chi tiene le donne col burka o chi le mostra nude in televisione per fare pubblicità a un'automobile. Quale di questi due mondi è peggiore? E allora qui si aprono questioni più ampie, no? Di nuovo fa parte di quelle cose, Johnny Jazir è la provocazione vivente di quello che in parte il nostro mondo non vuole sentirsi dire sostanzialmente. C'è anche l'altra questione comunque da una lotta fra l'Occidente e l'Oriente, no? L'Oriente, il mondo islamico in realtà, perché c'è questo mondo che non vuole l'occidentalizzazione ovviamente in generale, che quindi si avvicini troppo. Cioè, mi ha colpito anche il personaggio di Tarek, no? Che è il principe arabo occidentalizzato, che però ovviamente viene c'è un qualche cosa e qualcuno che lui ha intorno che non vuole questa occidentalizzazione dell'Arabia, di quello che insomma i paesi arabi, poi senza andare a mettere per forza quale paese. E anche questo fa riflettere, però, quindi vedi, ti riporto sempre sulla stessa cosa. Sì, no, ma tra l'altro sono cose, sono scenari internazionali che mi sono stati descritti da chi li conosce, perché non è che sono cose che io conosco così approfonditamente, però vi portano dentro un mondo che è assolutamente reale, il mondo di oggi. Secondo me fanno riflettere su tante cose. Fa riflettere il fatto che un certo mondo non voglia essere, se uso il termine che usano loro, contaminato dal nostro mondo, e noi dobbiamo capire che ci sono delle ragioni, che non vuol dire che loro hanno ragione e noi abbiamo torto, però che esistono delle ragioni che vanno comprese, perché altrimenti non si capisce mai. Vi faccio un esempio che faccio sempre, poi io ci sono nato e cresciuto nei paesi musulmani. Nei paesi musulmani non ci sono i cani, cioè nel senso che nessuno possiede un cane. No, da noi quasi tutti possiedono un cane. Adesso non so se tu possiedi un cane, però da noi quasi tutti. Da noi quasi tutti. Lì non è previsto, non è previsto dalla loro religione. E uno dice, vabbè, ma per quale motivo? E la loro spiegazione è una spiegazione che nasce da dove? Dal contesto sociale in cui affonda la loro religione, che è un contesto sociale in cui non si spendono soldi per accudire un animale, in un contesto sociale in cui i bambini muoiono di fame. E allora, vista così, la cosa assume un altro aspetto, capito? Cioè, assume un altro aspetto. E loro ti dicono, ma è giusto che in Occidente si spendano 1.000 euro l'anno per accudire il proprio cane, con 1.000 euro l'anno qua ci vaccineremmo 1.000 bambini che altrimenti muoiono di malaria? E allora, queste cose sono le cose che poi creano delle tensioni internazionali, sono poi le cose che portano dei disperati a attraversare mezza Africa per arrivare fino alla costa della Libia e imbarcarsi su un barcone che ha il 50% di possibilità di arrivare e il 50% di affondare. Chi farebbe una cosa di questo genere se non fosse disperato? Cioè nessuno, no? No, assolutamente. Insomma, stiamo vedendo cose, insomma, da qualche anno che
effettivamente non avrebbero spiegazione se poi non ci mettessimo a studiare la reale, no? La parte più reale di tutto quanto. Che ti chiedo? Ti chiedo ovviamente che programmi hai, perché io non voglio parlare più di tanto, perché comunque si è già detto tanto e sappiamo che per farlo leggere un libro non è che possiamo dire tutto quello che c'è dentro, quindi meno diciamo in realtà è meglio è. E quindi in realtà ti chiedo il programma successivo, che me lo hai detto prima, quindi adesso lo regaliamo anche al pubblico. Diciamo che abbiamo un primo, un secondo, e tu che progetti hai, insomma, per portare avanti questo personaggio così intrigante? Ah, diciamo che siccome ognuno di questi libri racconta una storia che si conclude alla fine del libro, però c'è una parte trasversale che invece rimane in sospeso, no? Quindi diciamo, alla fine del primo libro l'attentato o c'è o non c'è, alla fine del secondo libro i cattivi o vengono catturati o non vengono catturati, cioè il libro finisce, però poi c'è una storia trasversale che in realtà è la storia più emotiva, cioè la storia di Abba, cioè la storia della donna, cioè cosa succede a questa donna o cosa è successo prima che questa donna, che questa storia cominciasse a questa donna. È la parte che poi interessa di più sempre ai lettori e alle lettrici, la parte della persona, dell'essere umano, cioè che cos'era Michele Balistrevi prima di diventare Michele Balistrevi, qual è stato dopo. Tu che hai letto la trilogia sai che c'è un prima, c'è un presente e c'è un dopo, ma anche per Abba c'è un prima, c'è un presente e c'è un dopo. Quindi diciamo che di Abba mancano ancora due libri, che sono il prima e il dopo. Va bene, questo, diciamo, più di questo non posso dire. Mancano due libri. Uno riguarda il prima, come il secondo libro che a te è piaciuto tanto di Michele Balistri, e l'altro riguarda il dopo. Perfetto. Tu hai questa cosa comunque anche in questo, in cui vai avanti e indietro nel tempo, perché anche sì, qui c'hai di poco, insomma, di mesi magari, e non di anni come Balistreri, però attui sempre questo gioco nella scrittura di un capitolo indietro e un capitolo in avanti, o un capitolo contemporaneo, cioè nel senso che è qualcosa che succede in quel momento, quindi con il tempo presente, e poi c'hai una serie di capitoli che tornano indietro a spiegare. Sì, va bene, quello fa parte di un po' di una tecnica di scrittura per creare più tensione, nel senso che il libro ti aggancia molto di più perché tu ci sono delle cose che avvengono che non riesci a capire, però man mano che vai indietro le capisci, dopo poi succede un'altra cosa nel presente che non capisci, vai indietro e la capisci e così via. Per quello è un po' un modello anche di per tenere agganciati i lettori. Diverso è quando le storie si sviluppano proprio su piani temporali diversi, come il caso di Balistrevi, nel senso che Balistrevi ci sono dei libri in cui lui ha 30 anni e dei libri in cui ne ha 16 e dei libri in cui ne ha 60. Allora è chiaro che lì stai parlando di un modello in cui l'arco di sviluppo del personaggio è la guida della storia complessiva, no? E sono due modelli un po' diversi, che sono quella della serie TV nel senso di serie e quella della serie di episodi della stessa natura, cioè Montalbano è una serie di episodi, ma Montalbano è sempre lui, a parte il giovane Montalbano, che come vedete infatti hanno fatto a un certo punto, però il concetto è il personaggio è sempre lo stesso, cambia la storia intorno a lui, invece la serie sono, il personaggio parte in un modo, si trasforma e arriva in un altro, no? Quindi sono due modelli un pochettino diversi. Quindi comunque ti ho risposto, c'è un terzo e un quarto, un terzo riguarda il prima e il quarto riguarda il dopo. Senti, l'ultima domanda però, sempre all'interno di tutti e due i romanzi, Abba logicamente ha a che fare col mondo degli adolescenti, perché avendo due figli di 15 e 17, se non mi sbaglio, comunque sia, lei si trova anche a dover rispondere ai loro bisogni, alle loro impuntature, insomma al loro mondo che è totalmente diverso dal suo, ma non perché lei è Abba, diciamo l'agente segreto, ma proprio perché è una generazione differente. Assolutamente, certo, è la realtà delle mamme di oggi. Le mamme di oggi possono avere mediamente 35, 40, 45 anni, 50, si trovano ad avere a che fare con figli che sembrano i nipoti, perché le generazioni, c'è un tempo una generazione era 20 anni, oggi una generazione sono 7 anni, 8 anni, quindi una distanza di 15 anni significa due generazioni, non una, quindi il distacco è molto forte, e a volte ci si trova con questi ragazzi
con le difficoltà che Abba, secondo me sono le difficoltà normali di una madre e di suo marito, del padre, con degli adolescenti. Poi io scherzo sempre dicendo che esiste la guerra del 15-18, che non è la prima guerra mondiale, ma è quando i figli stanno tra i 15 e i 18 anni, che secondo me è un periodo che gli ormoni sconquassano completamente tutto, per cui la comprensione razionale dei problemi è molto più limitata, nel senso che molti problemi non hanno nulla a che fare con la razionalità, ma a che fare con gli ormoni, e quindi lì ti devi ricollegare a quando tu avevi gli stessi ormoni tanti anni prima per riuscire a capirci qualche cosa. Ma questo è il lavoro di padre e di madre. Questo fa di Abba una donna assolutamente normale, credo, perché lei ha quell'altra cosa sul lavoro, però poi nella sua vita ovviamente i due figli contano almeno quanto la sicurezza degli italiani, perché così è nella realtà, no? E quindi si deve occupare del suo secondo lavoro, che è quello dei suoi figli, con molta, molta dedizione, che però le viene in parte disturbata, rubata, alterata dall'altro lavoro. Questa è la parte emotiva che rende molto difficile queste due guerre, no? Delle donne in guerra. Le due guerre di Abba sono la guerra sul campo e la guerra a casa. Esatto, è un gioco delle parti, tra l'altro, visto il tipo di personaggio, logicamente. Allora, Roberto, io abbiamo parlato, insomma, già per quasi 50 minuti, perché grazie. Come sempre quando parti e ci spieghi le cose, io almeno sono, lo sai, sono affascinata, ti ascolterei veramente per ore. Grazie, quindi sì. saresti per me, se fossi stato un mio insegnante, un ottimo insegnante, perché logicamente... Grazie. Magari averti avuto, insomma, quando è stato il mio periodo di studi. Allora, io ti ringrazio, spero logicamente, in realtà, che dire, di vederti in presenza, perché vorrebbe anche dire che questo periodo ha avuto fine. Altrimenti, se continuiamo quello che continuiamo, insomma, ci rivediamo. E com'è andata poi? Anche le pulci prendono la tosse. Hai avuto un feedback? Beh, sono stati versati allo Spallanzani 240.000 euro, questo lo posso dire ufficialmente, grazie a quelli. Per carità, è una goccia nel mare di ciò che serve, nel senso che io ho rinunciato ai miei diritti d'autore e l'editore ha dato 240.000 euro allo Spallanzani per la ricerca sui vaccini. Non è che sia una cifra, servono milioni, 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 milioni di euro, però ognuno fa quello che può, insomma, tutto qua. Ci fa comunque piacere di aver contribuito anche in piccolo, una piccola parte fa sempre meglio che niente. Quindi. Sì, hanno contribuito tutti, tra l'altro è una cosa che va ancora in corso, per cui c'è ancora una raccolta in corso, per cui tutti coloro che comprano quel libro sappiano che in realtà comprandolo stanno donando soldi alla ricerca per queste cose, quindi assolutamente. E questa è una cosa importantissima. Allora, grazie ancora. Quindi grazie, l'invito è a vederci presto e abbracciarci presto, Roberto. Grazie mille. Tanti un saluti abbraccio. A te e a tutte le persone collegate. Grazie. Io salutava mia mamma, comunque, c'era anche lei in diretta. Ricambio con molto affetto, con molto affetto. Grazie tante. Ciao. Grazie a te, ciao Roberto.